Io ho una vita molto complicata, nel senso che gira tutto intorno a una parola, il racconto, raccontare. L'ho fatto moltissimo nel cinema, lo faccio facendo il giornalista da tantissimi anni, ma soprattutto da molti anni faccio lo scrittore. E tra i generi che preferisco c'è proprio il noir, e ultimamente, negli ultimi anni, ho fatto una trilogia, un romanzo noir a Roma, con la Mondadori. Poi due con l'HarperCollins, uno a Milano e uno, l'ultimo, Il cadavere del Canal Grande a Venezia. Questa è una particolarità, che è un romanzo storico perché è ambientato nel Settecento. Ecco, nasconde un messaggio o è soltanto un romanzo? Nel senso, l'arte deve per forza veicolare un messaggio oppure può essere semplicemente arte? Questo è un romanzo complesso perché si può leggere a diversi livelli. Innanzitutto è un romanzo storico, c'è una grande ricerca storica, ci sono anche dei personaggi veri, Casanova, Tiepolo, che sono protagonisti del libro. È un romanzo per divertire, per dire, il sogno di qualsiasi scrittore di noir o di gialli è che il tuo libro venga letto senza interruzione, per cui in 4-5 ore. Poi dentro però c'è una riflessione piuttosto seria su come l'arte rappresenta la realtà, il rapporto tra arte e realtà. Per cui, insomma, è un romanzo complesso ma leggero. Parliamo invece di cinema. Si celebra con questo festival il cinema in pellicola. Si diceva anche durante la conferenza stampa che il vero film si gusta in sala e non con le moderne piattaforme e quant'altro. Quanto manca di quel cinema? Ma il cinema affronta ogni 2 o 3 decenni delle grandi sfide tecnologiche, cioè la tecnologia che va avanti e che mette a repentaglio la sua identità. Questo è accaduto quando è nata la televisione, quando sono nati i primi videoregistratori, che si cominciava a vedere il film in casa, e poi sono arrivati i telefonini, il web e le piattaforme. In questo momento il cinema vive un momento molto complicato, deve adattarsi a tutto questo, ma quel magico momento del rito in sala, perché il cinema è nato per quello. Non è che è nato per stare su un divano, penso che alla fine ritroverà forza e ridarà in centralità al cinema, che in questo momento la sta perdendo, soprattutto il cinema italiano.